Maja Aleksić, best player, finally won here in Vallefoglia. So a very great match, difficult at the beginning, but finally you could win properly. What about your feeling tonight? Okay, first of all, congratulations to my team and my staff. I'm so proud of us. We did really good job. This is our first win, home win. So I don't have enough words to say how much we are all happy. I can see also our supporters how much they are happy. We were expecting and we were waiting this win, like home win, and we are really, really, really so happy. And okay, we started a little bit, I don't know how to say. We knew that this is hard match, and this match depends a lot of for our ranking. So still we have chance to be in top 8 teams. So I'm so proud one more time, and congratulations to all. Congratulations to you. Thank you. Thank you so much. Grazie Maja. Giulia Leonardi, bellissima partita, ma è sempre mancato qualcosa. Nonostante comunque voi abbiate sempre messo in difficoltà fin dalle primissime battute, soprattutto tu in difesa hai dato un grande apporto alla tua squadra. Cosa è mancato secondo te? Ma guarda, sicuramente non è stata una grande partita nostra, già dal primo set in realtà avevo visto cose che non andavano, soprattutto queste palle semplici in cui invece di andare in tre non andava nessuna, e infatti ci siamo tenute questo approccio sbagliato per tutti i set, e purtroppo anche in attacco abbiamo fatto molta fatica, loro hanno murato tantissimo e noi non siamo riuscite magari a cambiare i colpi e a cercare di fare qualcosina in più. Sicuramente questo, abbiamo sistemato un po' il muro difesa durante la partita perché eravamo partite molto male anche lì, e però non è bastato. Quest'ultimo set abbiamo combattuto un pochino di più, però secondo me è proprio mancata quella voglia e quell'approccio, non so, abbiamo approcciato molto male la partita. Beh, chiaramente ancora c'è da correre, però siete comunque lassù, fra le prime 8 si può continuare a sperare per arrivare nelle top 8. Ma sicuramente questo è il nostro obiettivo e dobbiamo assolutamente continuare a spingere. Adesso abbiamo ancora, sembra, 3 partite e dobbiamo assolutamente cercare di fare punti e per arrivare nelle 8. Buon proseguimento. Grazie mille, grazie.